Salve a tutti amici YouTube, qui MickeyPerfer96 che vi parla e da un'ora, è da circa un'ora che sto cercando di registrare questo video perché mi si blocca sempre a metà, non lo so. Vabbè, adesso volevo fare un duello con il deck Z-Flame per vedere un po' come va. La decklist non è poi di più di tanto cambiata, quindi non ho grosse cambiamenti da dirvi, però vi volevo dire alcune cose. Cioè, ho fatto questo video per dirvi certe cose, quindi magari questo video serviva di più a fare serviva di più a informarvi di alcune cose, ecco, per dirvi che non sono morto, ecco, perché in questo periodo non ho avuto molte idee. Allora, una cosa che vi volevo dire è che volevo sponsorizzare due canali. Il primo è quello di The Red Nova Team, che è molto giovane come canale, quindi iscrivetevi perché gli farebbe molto comodo. Vi metterò il link in descrizione, sotto, cioè da qualche parte. Quindi facciamoli crescere un po'. E poi volevo sponsorizzare il canale di un utente che ho conosciuto da poco, molto simpatico, che è quello di Lecca Calzinotto. È davvero, davvero un utente davvero simpaticissimo, davvero. Me ne sono accorto già da Dio, questo qua già mi parte di Biel, no, di Dark Flare, vabbè. È davvero, lo voglio sponsorizzare perché è un grande, veramente un grande. Mi ha voluto sponsorizzare anche lui nel suo video della Banned, e quindi lo faccio anch'io, anche perché è veramente, ma veramente gentile e simpatico. Quindi adesso concentriamoci un po' sul duello, perché non si sta mettendo per niente bene, perché questo qua mi è già partito di deal e di tutto. Vabbè, io comincio a fare le mie porcate. Allora, effetto, tributo, evoco lui. Allora, e poi volevo aprire una serie di video dove io, prima di ogni espansione, diciamo una settimana prima degli sneak, analizzeremo lo spoiler dell'espansione che deve venire, appunto, di cui si farà lo sneak. Perché lo voglio fare? Perché, ecco, mi sembrava una cosa carina darvi i consigli migliori sulle carte migliori per fare lo sneak, qualche strategia, qualcosa di carino, ecco, per darvi una dritta, insomma. Così, proprio da arrivare allo sneak e dire: sì, dai, è buona sta carta, la metto, ecco, una cosa del genere. Quindi, niente. Spero che vi piaccia come idea, quindi fatemelo sapere se vi va a genio. Monster non ci becco, anzi, Milo pure Avaris addirittura. Questa non ci voleva. Vabbè. Activate, metto Rekindling. Adesso cominciamo un po' a dettare regole qua, che mi sto un po' stancando. Allora, exidiamo i due cosi. Poi facciamo Basilicoc. Basilicioc. E rimuoviamo già, così togliamo un target dark dal cimitero. Infatti, ma mi sembra che ne ha già. No, non ne ha di dark al cimitero, quindi può essere buono. A meno che non ha Rico. Rimuovo, dai, mo. Che ci vuole? Vabbè, bisogna dirlo perché la gente è un po' addormentata. Oh, perfetto. Visto, ci vuole poco a intendersi. Allora, questa mossa è un po' azzardata perché se mi cala Gorz sono leggermente nei guai, però ecco, ho modo di cavarmela, anche se me lo cala Gorz, però proprio ci tenevo a togliergli questo target dark dal cimitero perché può rivelarsi davvero una brutta roba. Allora, noi bittiamo di Sphinx e di Cerbero, adesso mi calerà Gorz sicuramente, dato che col Chaos Dragon mi scurano tutti. No, non mi calano coso, perfetto.
E poi mandiamo il cane perché oh, me l'ho evocato di rekindling, ok. Allora, Dark Hole mi farebbe leggermente nero perché la Poto Havaris l'ho già millata, proprio diretta, una cosa stupenda. La cosa migliore di tutte, vediamo un po' cosa mi vorrebbe, cosa mi, oddio, autonomia residuo 11%. Vado a prendere il caricatore, se no mi si scarica. Scusate l'assenza, cosa ha fatto sto qua? Tour, va bene. Sì, va bene, va bene. Dai, fammi otto del Mines che dopo te lo rimando in mano. No, Levier. Fai il cane. Lost. Così il duello è salvo. Allora, Viverna. Oh no, 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 questo no però. No, no, no. Ecco, adesso mi parte di combo. Ecco, quando io dicevo che ero leggermente a pecora, guardate qua come si è, so come si è apparecchiato leggermente il campo, questo qui. Vabbè, mi piglio i miei 300. Poi sarebbe buono per lui se mi facesse fuori. No, invece fa la mossa più sbagliata, perché se mi avesse fatto fuori Sfinge non sarei partito dopo. Vabbè, comunque mi prendo 500 F Cerbero, cavoli suoi. Cerber, allora, qua bisogna stare attenti a cosa si sceglie. Perché anche se io mi calassi un basilico che non mi salverei comunque. Allora, l'unica cosa su cui potrei sperare. No, proprio, cioè, non ho, cioè, non so, cioè, sarebbe un rekindling da pescare, però contando che non. L'unica cosa sarebbe il Griffin. No, Basilico che è un 2-5 che mi va a schiantare dopo con il Light Pulsar. Non so che proprio che fare, non lo so. L'unica cosa sarebbe. Prendiamoci Grifone, che almeno sappiamo che entra per forza. Sarebbe buono se io. Vediamo cosa pesco. Malissimo. Cioè. No, no, non va bene. Vabbè, spinge, vediamo di spingere se ci becchiamo. Allora, andiamo di statistica. Io mi sono già fatto fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mostri. Adesso dovrebbero essere, no, diciamo mostro, anche se avrei voluto dire magia, però dico mostro perché mi ha sempre portato fortuna. E scommettete, guardate ragazzi, che anche a queste lotte, vabbè, sbaglierò. Infatti, merda, maledetta a me. Vabbè, speciale. Xidiamo. Allora qua bisogna stare attenti a cosa scegliere di. Cosa scegliere di. Allora. Se rimuovo Light Pulsar dopo schia. No, no, oh, sì, sarebbe ottimo. Perché dopo lui non può più. Vabbè, facciamo Basilitrice e rimuoviamo Light Pulsar. Cioè, io conterei su rimuovere Luce Pulsar. Lui non mi cala ciccioni superiori al 2-5, non mi cala altri luce pulsa, lui mi prova ad attaccare di Red Ice e io gli faccio Forbidden Lance, però scommettete che qualcosa andrà storto? Perché? Perché, scusa, spiegami il perché. Però non era neanche tanto sbagliata la sua. No, forse mi ha messo un'idea, aspettate, perché dopo lui non ha più target al cimitero. No, non sto, non sto, non, non ho, avevo dimenticato, avevo pensato a un'altra cosa, vabbè, sì, no, facciamo, no, lui, sì, Red Ice, è meglio Red Ice, pensavo che lui avesse un qualcosa al cimitero, invece no, Misclick, gli dico Misclick così lui mi caderà, va. Pensavo che al cimitero avesse qualcosa di drago, invece no, non c'aveva niente, vabbè. Dai, ma su. Non ci vuole molto, eh. Vabbè, ho capito, ti devo dare una mano io, va. Cretino. Ti ho detto che bandisco questo. Oh.
Adesso la cosa più brutta che mi potrebbe capitare sarebbe che mi cala sarebbe quella che mi tira giù un altro pu. Vabbè. Vabbè, pesca un'altra carta ed è un 2004. Vabbè, mi salvo, bene o male mi salvo. Però l'unico pericolo è un altro luce pulsar. Se non ha un altro luce pulsar dovrei essere messo bene, senza contare BLS e ecco, infatti bitta e io faccio Forbidden Lance, ma non se l'aspettava questa. Aia. Però li perdi 800, cosa c'è? Cioè, cosa vuoi farla, Frank? Sì, ma dopo non ha capito che glielo rimuovo. Allora, che cosa mi potrebbe aiutare dopo? Non lo so. Sono messo proprio di merda, cioè una cosa pazzesca. Oddio, no. No. Ma pure Dad, ma vaffanculo, va. Ma non è possibile. Non è possibile. Vai a fare in culo, va. Ecco, Dark Hole o niente. Questa, no, è questa. Questa però è sculata, eh. Questa è una sculata però. Io l'avevo già per persa. Vedete che gli ho slout alla fine. Alla fine. Con il Garunix. Serve. Allora. Rosicar. Rosicar è proprio l'unico verbo buono di questa. Di questa. In questo momento è l'unica cosa buona. Allora, con Light Pulsar non può targettare nulla perché Dad non può essere evocato speciale. Però non me ne frega niente di Vito Trago. Perché se lui mi scarta a un livello 8, che probabilmente non dovrebbe avere. In hand, sì, in hand mando al cimitero. E tu grave. In hand turn. Allora, questo torna. Tanto manda al cimitero questi due signorini perché mi stanno un po' sul cazzo. E infatti, cioè, però, raga, vincere di Garunix dopo avermi calato da. Una Aether. Vincere di Garunix dopo aver. Sì, tutto adesso, caso strano, quando finisce un duello, arriva la roba buona. Vabbè, raga, lasciamo perdere. Mi sono salvato con un fottutissimo Slout, ma vabbè, ci può stare. Ci può stare perché comunque questo mazzo è facile da ribaltare, perché comunque gioco trappole che negano trappole. Gioco magie che. Vabbè, lasciamo perdere sto discorso. Comunque è un mazzo cioè che va molto anche. Dipende molto da cosa fa anche l'avversario, perché comunque è un mazzo fatto di common, comunque il suo potenziale. La Konami ha dovuto lasciarlo sotto un certo livello. Vabbè, il video finisce qui. Iscrivetevi ai due canali che vi ho detto. Fatemi sapere se vi piace l'idea di aiutarvi con le carte degli sneak. E che mi farebbe. Allora, il prossimo. Allora, mi documenterò quando ci saranno gli sneak di Lord of Tachyon Galaxy. Andrò su uno spoiler in inglese, tipo quello su Wikia. Non lo so, cioè per analizzare le carte e niente, così potremmo farlo tutti insieme. 10-12 minuti però ci vogliono, quindi è un video abbastanza lungo perché bisogna analizzare perlomeno tutte le carte, ecco, più o meno. Quindi niente. Mickey Bear 96 vi saluta, un saluto a tutti voi. Presto vi fornirò anche i contatti di Messenger e di Skype, anche se ultimamente ci sto entrando veramente poco, e poi se mi vedete su Skype è perché devo parlare con certe persone, anche miei familiari, perché ci teniamo in contatto così a volte. Quindi niente, adesso vi lascio e ci vediamo alla prossima. Un ciao a tutti, ragazzi.